passeggiatina nostra consueta per le strade di New York. Oggi bellissima giornata di sole, e certe giornate di sole mancano davvero, perché siamo stati 3 o 4 giorni con la pioggia e non avevo neanche voglia di camminare. Quando piove così non ti viene voglia di camminare sotto la pioggia, anche se pure camminare è bello. Anche camminare sotto la pioggia è poetico. Dunque, io di solito cammino sui 15.000-20.000 passi al giorno a New York. A volte arrivo anche a 25.000, nei casi proprio eccezionali 30.000. Sono tanti passi, che vedetemi, e credo che questa sia la mia fortuna, cioè camminare è veramente l'attività migliore da fare, quella più naturale. Bisognerebbe camminare un po' più veloce, non cammino velocissimo, però è sicuramente meglio che stare sul divano. Quindi anche nei periodi in cui io praticamente non faccio sport, non faccio esercizio, non faccio nulla di particolare, il fatto che cammino tanto mi permette di, non dico di mantenermi in forma perché sarebbe esagerato, ma di mantenermi in un buono stato psicofisico, diciamo così. Però devo dire che New York è una città che ti invita a camminare. Spesso io incontro i turisti e tutti quanti mi dicono la stessa cosa, che a New York hanno camminato molto, come non ricordavano da tanto tempo. E questo perché in Italia camminiamo meno, a dir il vero, rispetto a New York, più rispetto al resto dell'America, ma meno rispetto a New York. Usiamo molto anche le auto in Italia, anche nei piccoli centri, no? Sono famosi che per fare due passi bisogna usare la macchina. Il newyorkese la macchina non ce l'ha, e comunque se può tende a muoversi a piedi. E devo dire che tra le altre cose in questa città non ti pesa camminare, cioè sono talmente tanto gli stimoli visivi che sembra che questa città ti metta le ali. Fateci caso quando venite, contate i passi che farete a New York, vi renderete conto anche voi che fate tanti passi, che camminate molto di più rispetto. Infatti in Italia quando vado ho difficoltà a camminare, nel senso che dopo un po' cammino troppo poco, secondo me. Invece qua mi faccio una bella camminata col sole e vedi la New York dei volti, la New York di chi lavora, la New York multietnica, la New York speranzosa, la New York disperata, i tanti volti di New York. Io poi racconto questa città da diversi anni, quindi immaginate insomma quanto io possa amarla. Mi chiedete spesso, devo dire una cosa, se io voglio rimanere a New York tutta la vita. Questa è una domanda che bisogna stare attenti, nel senso che tu qualunque risposta dai temi di essere smentito, nel senso che magari così voglio rimanere tutta la vita e dopodomani per una ragione o per l'altra vado altrove, no? Io godiamoci un'immagine cinematografica. Io non amo mettere paletti su quello che è il futuro, cosa succederà nel futuro, non so neanche, diciamo, non posso neanche essere sicuro che domani ci saremo, tra virgolette, ma come impostazione filosofica. Cioè io sono molto cosciente e consapevole di come tutto nella vita sia fragile, a partire dalla vita stessa. Quindi tendenzialmente quando mi dicono come ti proietti tra 10 anni, io dico ok, però è un po' ambizioso dare per scontato che tra 10 anni ci saremo, no? Però mettiamo caso che tutto vada bene. Io non saprei dire tra 10 anni dove starò. In America sicuro, ecco, devo stare finché non divento cittadino americano, perché come sapete con la green card puoi stare solo un tot fuori all'anno. In realtà sono molto più permissivi, quindi più di tanto non è un problema se stai più tempo fuori, però di solito, ecco, chi ha la green card vuole la cittadinanza, perché poi con la cittadinanza hai la possibilità di vivere dove vuoi e di tenerti però la cittadinanza americana, che ti permette poi di tornare in America quando vuoi. La cittadinanza non si può perdere, non te la possono togliere, salvo in casi iper estremi, mentre la green card, essendo una sorta di visto permanente da residente,
la green card, se avete, diciamo, problemi con la giustizia, vi può essere rimossa, quindi vi possono tecnicamente cacciare se avete la green card. Quindi, diciamo, la cosa negativa è che quando diventi cittadino americano poi devi pagare tasse in America sempre, anche se vivete fuori, e questa è una cosa abbastanza diversa dall'Italia. In Italia, se sei iscritto all'estero, non devi più pagare le tasse. Infatti, da questo punto di vista l'Italia è meglio, dal punto di vista individuale e personale. E la green card è uno dei grandi sogni che hanno tante persone. Adesso, se andate sul sito ufficiale della lotteria della green card, potete fare anche richiesta, basta compilare un modulo, inserire una foto vostra e potete avere la possibilità di vincere la green card. Questa qua, che si chiama questa lotteria famosa, famosissima, ora non mi ricordo quante green card regalano, 50 o 60 mila. Alcuni paesi sono esclusi perché hanno già troppi immigrati qua di nuova generazione, quindi questa lotteria nasceva dalla volontà di fare in modo che l'America fosse, diciamo, diversa, si differenziasse dal punto di vista etnico, che non vi fossero magari solo immigrati da una sola parte, ma dava la possibilità a tutto il mondo di venire in America. Quindi nacque con l'idea di pensavano vogliamo rendere l'America il più multietnica possibile, no? E quindi ti regalano questa green card se vinci questa lotteria. È una lotteria che si paga zero, ed è vero, cioè se la vinci, poi andate a maggio e cercate nel sistema, se la vinci ti danno la green card. E credetemi che la cosa paradossale è che uno pensa, vabbè, non è vero, no? E invece no, amici, è verissimo. Io contro tanti italiani che hanno vinto la green card, tra cui degli italiani, mi pare che adesso stanno in Florida, che su Facebook mi scrivono, hanno tipo l'appellativa Magnagati in America, pare fossero di Vicenza, e mi hanno raccontato come hanno vinto la green card e come sono venuti, hanno deciso di trasferirsi in America, e sono in tanti comunque al di là di loro. E quindi pensa tu, di vinci la green card e improvvisamente devi trapiantarti in un altro paese. Pensate che ci sono paesi, quando non vengono esclusi dalla lotteria, ci sono paesi in cui veramente tutti fanno la lotteria per la green card. Ma la cosa è abbastanza comprensibile, ed è dovuta al fatto che comunque, con tutti i problemi che ha l'America, li possiamo elencare, la presenza di troppe armi soprattutto in certe zone, perché a New York non sono così tante, una sanità comunque che per certi aspetti è privata e non ti fa sentire sicuro. Però ripeto, New York è un po' diverso perché ogni stato ha delle sue leggi e New York è un po' più europea da questo punto di vista. Magari, insomma, noi conosciamo tutti i limiti degli Stati Uniti, ma con tutti questi limiti gli Stati Uniti a livello internazionale vengono percepiti ancora adesso come un posto in cui andare a vivere, dove puoi trovare lavoro, puoi farti un futuro, puoi comprarti una casa, puoi avere una famiglia, dove puoi essere libero di professare la tua religione senza problemi, puoi avere qualsiasi colore di pelle, qualsiasi inclinazione di tipo sessuale, non c'è, insomma, è un paese fondamentalmente percepito come libero, e se sentite spesso parlare male degli Stati Uniti è perché negli Stati Uniti, io lo dico sempre, c'è una stampa libera che parla male degli Stati Uniti, e che questa cosa viene riportata anche dagli altri giornali. Se la stampa americana non parlasse male degli Stati Uniti, noi non ne sapremmo niente. E questo è un altro, diciamo, è un altro particolare che ci fa capire quanto è libero. Quindi gli Stati Uniti continuano ad essere un paese, quando dicono il sogno americano è morto, no? Io dico, guardate, io capisco che gli americani possono dire una cosa del genere, perché giustamente il tuo paese ti focalizzi sulle cose che non vanno e dici, no, il sogno americano è morto, ci sono certi problemi che vanno risolti. Però dal punto di vista dello straniero che viene in America, il sogno americano continua a essere vivo, e lo perseguono proprio gli stranieri, gli emigranti, quelli che vivono le green card, le centinaia di migliaia di persone che magari stanno qui come clandestine, molto italiane,
che stanno qui proprio perché sentono che in questo paese hanno più opportunità. È molto semplice e non è un caso se tutti vogliono emigrare in America. Io dico sempre, per capire quale paese offre più opportunità e che quindi ha un'economia più dinamica, seguite i flussi migratori. Gli americani non emigrano. I giorni in cui gli americani emigreranno e andranno loro in Messico, andranno loro in Europa, andranno loro in Brasile per trovare lavoro, vuol dire che le cose sono cambiate, che magari in Brasile si trovano più opportunità, ma i flussi migratori non mentono, perché la gente tende a viaggiare e a spostarsi lì dove ci sono più opportunità. E l'America continua ad essere un paese dalle mille opportunità, più o meno che in passato. Questa è una questione, diciamo, dirimente. Per me più. Perché? Perché fondamentalmente, ora come ora, c'è la possibilità, secondo me, di crescere più velocemente grazie ad una finanza che ormai è estrema, di cui vediamo spesso i lati negativi, ma non vediamo mai i lati positivi. E il lato positivo è che tu, se hai un'idea e la proponi bene, in America te la finanziano. Mentre il classico modo di crescere dell'imprenditore emigrante americano è che ti aprivi la pizzeria e stavi là e dopo 30 anni ti toglievi qualche soddisfazione. Adesso invece è tutto molto veloce, è tutto molto rapido, perché diciamo la esponenzialità di crescita è molto superiore. Questo ovviamente non vuol dire che tutti, come io dico sempre, non è che tutti diventano ricchi, tutti diventano milionari, tutte queste cose ovviamente non esistono. Perché altre persone fanno altre scelte, cioè chi vuole lavorare tranquillamente, non vuole assumersi rischi, vuole godersi la famiglia, una passeggiatina. Insomma, la cosa bella è che ognuno può decidere come vuole vivere in questo paese. E questo lo dico perché poi altrimenti non si capirebbe perché c'è una lotteria per la Green Card e perché tante persone partecipano a questa lotteria per la Green Card, che secondo me è la cosa fondamentale. Faccio un esempio: se domani facesse una lotteria per avere il permesso di soggiorno, no? Che ne so, diciamo in un paese qualsiasi, che ne so, in Kazakistan, quale italiano parteciperebbe a quella lotteria? Nessuno, penso, forse 10-15. Quella lotteria andrebbe deserta. Ma tutti, ma anche da paesi insospettabili come la Germania, la Francia, tutti invece vogliono venire in America, cioè partecipano a questa lotteria. Immaginate, io anche ammetto di averla fatta, di non averla mai vinta, però era sempre emozionante. Vabbè, quindi questo volevo dirvi, che è arrivato il momento della lotteria per la Green Card. Se volete potete andare sul sito ufficiale, non lasciatevi. Ci sono tanti siti che non sono truffaldini, però si appoggiano al sito ufficiale, però ti fanno pagare una fee dicendo che ti offrono qualche servizio aggiuntivo. Non si paga niente, ragazzi, la lotteria della Green Card è assolutamente gratuita, non vi fate fregare. Purtroppo c'è gente, io dico sempre, che ha la tendenza a voler imbrogliare in qualsiasi contesto pur di fare soldi, probabilmente mancanza di empatia, non lo so. Però insomma è la maniera peggiore per fare business, quindi non vi fate fregare. Andiamo avanti, cari amici di lunga data. Ora tra l'altro ci apprestiamo, questo è un momento fantastico dove ci apprestiamo a vivere la magia di Halloween, ragazzi. Halloween è meraviglioso, è spettacolare. Bisogna venire a farsi un periodo qui a New York durante Halloween. Perché? Perché a differenza della festa italiana, che ovviamente è una festa importata, non originaria, e anche molto osteggiata, perché in Italia diciamo consideriamo Halloween una festa tra virgolette demoniaca, invece qua, essendo una festa molto radicata negli Stati Uniti, è molto bella. E fondamentalmente avvengono tre cose ad Halloween. La prima è che conosciamo tutti, è legato, non so, questo magari è vestito da Halloween. La prima è che conosciamo tutti, è legato a quella.
La prima è legata alla zucca, le zucche che vengono decorate, vengono comprate, vengono anche intagliate, si ci mettono le luci dietro, ci sono delle farm, delle fattorie in cui si va a scegliere la zucca. È un momento di aggregazione soprattutto familiare, immaginate il padre, la madre o il genitore 1, il genitore 2, chiamateli come volete, che vanno a portare il bambino diciamo in questa farm, comprano la zucca, si bevono il succo di mele, i donuts di mela che sono buonissimi, guardano qualche capretta e si passano una giornata, poi tornano a casa, intagliano la zucca, quindi sono quelli momenti che tendono a consolidare, diciamo così, la famiglia. Mi sono bloccato qua, vabbè, andiamo avanti. Sono momenti ovviamente di consolidazione, di consolidamento familiare. E questa è una cosa molto tenera che a noi piace molto, a noi italiani, la zucca ci ricorda molto l'America. Intanto guardate là, l'Empire State Building. La seconda cosa ci piace meno ed è tutto l'Halloween legato a ciò che è horror. Quindi mettono mostri, teschi, roba sanguinante, le case diventano delle scene da film horror. E noi italiani, e voi se andate nei negozi di Halloween a New York, troverete cose capriccianti, bambini senza testa, roba che ti fa spaventare, insomma è legato a quella che è la dimensione dello spavento. E poi c'è la terza e la quarta dimensione di Halloween. La terza dimensione è quella del costume, anche in questo caso può essere un costume spaventoso, trucchi spaventosi, ma possono essere anche semplici costumi stile, diciamo così, carnevale, no? Come da noi carnevale. Quindi è l'Halloween dei costumi, nell'East Village si fa una bellissima parade, tutti quanti si mettono là e sfilano in costume, c'è anche un flash mob in cui si balla come si chiama, quella canzone di Michael Jackson, quando tutti si inclinano, vabbè, me la sono dimenticata, ballano questa canzone, insomma l'Halloween del costume. E poi c'è infine l'Halloween dei bambini che chiedono dolcetto o scherzetto e tu devi dargli le caramelle, altrimenti teoricamente ti fanno uno scherzetto, non so cosa sia lo scherzetto, ma tutti danno le caramelle, quindi abbastanza tranquillo, dai, tranquillo. E Halloween a me piace perché poi viene in un periodo pazzesco di New York. Io di solito vado a visitare le case che mi fanno veramente impazzire. Viene in un periodo pazzesco di New York, il periodo dell'autunno, del foliage, degli alberi che iniziano a ingiallirsi, tutta la poetica dell'autunno, dell'estate che finisce, la stagione che ti proietta verso l'inverno che poi finirà, emergerà di nuovo la primavera, e così si va avanti anno dopo anno. Quindi ottobre è un mese bellissimo, guardate questi davanti a me, oggi fa anche caldo, quindi non è un mese, diciamoci la verità, non è per niente un mese in cui bisogna... Salve. Ciao, ciao. Sei tu? Sì, sì, sono io, sono io. Ciao, ciao. No, mia moglie è pazza. Ah, sì, sì. Se guarda, se mi fai fare una foto con te. Vai, vai, come posso? No, come no. Cioè, non ci crederà mai, dice. Se lo vedi in giro, dico, ma quando lo trovi in giro? No. Vai, vai, facciamo una bella foto. Tra l'altro l'ho preso da te il sito passo. Fantastico. Beh, in vacanza? Vacanza, ho portato i miei a New York. Ah, beh, un bel viaggio in famiglia. Dai. Sei veramente bravo. Grazie. Grazie davvero. Bravo. Buona vacanza. Ciao, ciao. Allora, continuiamo questa nostra camminata. E cosa volevo dirvi? Vabbè, è un periodo che amo molto, l'autunno. È anche un periodo, come se vedete, non fa neanche freddissimo. Quindi anche se siete italiani, potete tranquillamente godervi questo periodo dell'anno. Nessuno viaggia ad ottobre, noi italiani soprattutto, a meno che non siano italiani che vivono nell'ambito del turismo stagionale e quindi magari si sono fatti la stagione di lavoro che inizia ad aprile e finisce di fatti a settembre-ottobre e poi hanno la possibilità di viaggiare tra ottobre e marzo e quindi se ne vanno un po' via. È bella New York, bella, io ormai in tutto questo sono 11 anni che ci vivo, quindi sono 11 anni che conosco, che probabilmente dico sempre anche le stesse cose, anche se poi ogni anno diciamo uno acquisisce sempre, fa qualche considerazione in più, acquisiste qualche esperienza in più, diciamo è un po' diverso, ecco.
e ci facciamo questa bella passeggiata in questa grande mela, in questa città che tutti amiamo, tutti consideriamo unica, fantastica e decisiva. È chiaro che New York non è più, secondo me, una città, cioè non è più, io dico sempre una cosa, ormai quando si viaggiava a New York è facilissimo, nel senso che in passato per venire a New York, ragazzi, è un'impresa. Voi ovviamente, noi ora siamo abituati tutti che andiamo sul miohotel.com e prenotiamo l'hotel, vediamo i miei video, le informazioni scorrono, voglio prenotare un tour, vado su miviaggioanewyork.com. Ma immaginatevi prima che esistesse internet, per viaggiare non è che andavi su miohotel.com o booking.com, ma dovevi ovviamente andare da un'agenzia di viaggio, comunque dovevi fare una chiamata internazionale. Quindi diciamo, in passato, prima dell'epoca di internet, diciamo così, il viaggio a New York era, forse per certi aspetti ti sorprendeva di più, anche perché il mondo era meno globalizzato, quindi c'erano più differenze tra New York e Salerno, Milano, Roma. Col tempo ovviamente si è globalizzato, le immagini di New York le vediamo continuamente, basti pensare a questo video che sarebbe stato impossibile fare 10 anni fa o 15 anni fa, e quindi diciamo che forse adesso l'effetto sorpresa del viaggio a New York è un po' ridotto, nel senso che chi viene a New York viene sempre sorpreso dalla bellezza di questo paese, per carità, però molte cose le ha viste, se le aspetta, cioè ti dà la sensazione di, no, più che di sorpresa, di confermare le attese di un viaggio che è magico, perché amici miei, il viaggio a New York è magico. Io tra l'altro ho contribuito con i miei video su Facebook, su Instagram, su YouTube a rendere New York anche più vicina al pubblico italiano. Sono di fatti l'unico, chiamatemi youtuber, l'unico, chiamatemi facebooker, instagrammer, tiktoker, l'unico che di base è fissa a New York da tanti anni, e quindi diciamo sono tra i responsabili di questa diffusione di massa della città di New York. E andiamo avanti amici, andiamo avanti, continuiamo la nostra camminata. Un'altra cosa che mi dicono sempre, e io me ne rendo sempre conto quando parlo con gli italiani, è che New York, sai, quando gli dico guarda che a New York un cameriere può prendere tranquillamente $2,000 a settimana, loro mi dicono vabbè, però New York è molto cara. Ragazzi, è ovvio che è cara, non così più cara di città come Milano o Parigi, probabilmente per certi aspetti sono in linea, però nonostante sia molto cara, vi garantisco che guadagnare $2,000 a settimana per un cameriere, che sono $8,000 a mese, comunque sono bei soldi, comunque riesce a mettersi i soldi da parte. Cioè anche facendo la proporzione tra il guadagno e le spese, secondo me è ancora un buon affare. Non è un caso che, ripeto, sono i camerieri che vengono, cioè sono i laureati italiani che vengono a fare camerieri qua a New York, e non sono i laureati americani che vanno a fare camerieri in Italia. Quindi secondo me, anche se la città è cara e vi appare cara, per me è ancora un buon affare. Ma poi parliamoci chiaro, ma cosa significa caro o non cara? Io dico sempre, guardate, uno se vuole a New York, io lo so perché io quando sono venuto la prima volta non avevo molti soldi in tasca, quindi vivevo la New York low cost. Ma non pensate che la New York low cost sia orribile, anzi, a parte che tu trovi, vabbè, quando sei giovane trovi un 90% di persone nella tua condizione, quindi non ci sono grandi problemi. Cioè nella New York low cost ti senti a casa, ti puoi andare nei posti dove la birra costa poco. Non so quello che sta facendo. Beh, c'è gente fuori di testa, no?
Allora, puoi andare nei posti dove la birra costa poco, c'è questo bar, Rudy Bar Grill, Rudy con la R, non con la V, Rudy Bar Grill, dove ancora adesso una birra ti costa pochi dollari e ti regalano l'hot dog, la pizza un dollaro te la puoi mangiare, cioè volendo New York te la puoi anche cavare con poco. E poi, voglio dire, farsi una passeggiata a Central Park, se ci pensate, non è che costa. Cioè, non è, ed è un'esperienza bellissima, non è che devi pagare. Quindi gran parte delle cose belle che vanno fatte a New York in realtà poi sono gratuite, ragazzi. Questa secondo me è una cosa su cui spesso non ragioniamo, sul fatto che New York di fatti è una città dove tante cose, tanti spettacoli, tanti show, tante occasioni sono gratuite. E questa è sicuramente una cosa bella che rende possibile, secondo me, poi ognuno ovviamente ha le sue idee, godersi la città anche low cost, perché voi non dovete pensare che mo tutti questi che vivono qua sono tutti ricchi, hanno tutti i soldi di famiglia. Guardate che a New York i soldi di famiglia li hanno in pochissimi, altrimenti non stavano a New York, se ne stavano. Io dico sempre, se uno sta bene in Italia, c'ha i soldi, non è che se ne viene a New York. Magari ci viene un'elite super ricca di persone con molti soldi, ma ci viene per dei periodi, per godersi la città. Però se uno viene a vivere a New York, decide di vivere a New York, è proprio perché vuole un'opportunità. E non è che tutti hanno i soldi, anzi, la gran parte di loro magari non ha tanti soldi, sono studenti, però trovano la maniera per godersi la città. Vivono spesso, il newyorkese si sa, non vive in case grandi, case estese, ma vive magari in appartamenti un po' lontano da Manhattan, si vive in 3 o 4, ognuno ha una stanza. Insomma, io all'inizio l'ho raccontato anche nei video di YouTube, io pagavo veramente poco d'affitto, ora pago 10 volte di più. Però voglio dire, adesso mi godo New York come ho sempre sognato, perché io la ragione per cui venni a New York comunque era per realizzarmi, e per me realizzarmi non vuol dire comprarsi una Ferrari, perché a parte che non amo guidare, però secondo me ognuno ha una sua idea di realizzazione, e per me realizzarmi significava 3 cose fondamentalmente. La prima, vivere in un bel appartamento non molto grande, perché non è che è una reggia, però un bel appartamento nel cuore di Manhattan, di lusso, servito e riverito, con piscina, balcone. È una cosa non facile da fare perché i costi sono molto alti, però questa cosa la volevo molto e sono felice di averla ottenuta. Mi piace vivere così, perché vivere in questi tipi di edifici di lusso a New York significa quasi vivere in hotel. Cioè, ieri per esempio mi si è rotta la lavastoviglie, o comunque non funzionava, sono andato al computer, non è che devi dire oh mio Dio, ma quanto si piglia, quanto è il costo, fammi chiamare l'idraulico o fammi chiamare l'assistenza della lavastoviglia, viene qualcuno, non viene, quando ci vuole, dovete aspettare. No, io vado nel sistema del mio appartamento, su un sito, scrivo all'interno del sito del mio edificio, metto una richiesta di assistenza, dopo mezz'ora arriva quello che mi aggiusta la lavastoviglie e se ne va. E così per tutto: si rompe una tenda, vado nel sito dell'edificio, faccio la richiesta di aggiustare la tenda e mezzo è tutto compreso. E vi garantisco che questo rende la vita molto più facile, molto più bella, perché di fatti tutti i problemi relativi a un appartamento non li vivi tu, non li devi risolvere. Ed è come vivere in hotel, c'è un concierge H24 che si prende i pacchi, che si interfaccia con la gente che ti viene a trovare. Vuoi andare in piscina e chi se ne frega, ce l'hai ovviamente dentro il palazzo la piscina, puoi andare anche d'inverno, è riscaldata, c'è anche la vasca idromassaggio. All'interno della piscina, tra l'altro, c'è sempre, come si chiama, il bagnino, quindi io a volte nuoto da solo in piscina con il bagnino. Ci deve essere per legge, perché se tu succede qualcosa il palazzo è responsabile se non c'è. Vuoi andare in palestra? E qual è il problema? La palestra sta al 43° piano, vai, c'hai pesi, ciclette, puoi fare tutto quello che vuoi. Vuoi andare a farti una... vuoi cambiare un po' aria? Vai nel rooftop del palazzo, vai nel solarium, oppure puoi andare anche
nel salone condominiale dove c'è la macchina per bere il caffè gratis. Cioè, questa è una cosa secondo me molto bella di vivere in certi edifici. Quindi uno dei miei sogni ovviamente era questo, vivere in un bel edificio di lusso di New York. Vi sono anche sincero, se non ce l'avessi fatta non me ne fregava niente, perché comunque stavo bene anche a vivere ad Astoria nel mio appartamentino, da cui sentivo gli uccellini cinguettare. Però era un obiettivo, quindi il mio obiettivo, uno dei miei obiettivi che mi ha spinto nella vita è stato questo. Secondo obiettivo fondamentale è diventare il padrone del mio tempo, e questa è una cosa che puoi fare solo se diventi imprenditore. Perché? Perché mi dava fastidio, diciamo, sentirmi sotto padrone, diciamo così. Adesso invece ho raggiunto la libertà di, essendo a capo del sistema, di fare quello che voglio. Ovviamente questo non implica essere irresponsabile, anzi, implica essere molto più responsabili, no? A volte lavori molto di più, però è la tranquillità psicologica di essere libero. Cosa voglio dire? Se domani io mi alzo e decido che voglio tornare in Italia perché voglio andare a mangiare, che ne so, un risotto allo zafferano a Milano, io piglio un aereo, vado sul sito internet, prenoto l'aereo, vado in aeroporto e viaggio. Se dopo domani decido che voglio andare a Londra o a Parigi, o me ne voglio andare alle Bahamas 3 giorni, lo posso fare senza alcun problema. Questa è la seconda cosa. Quindi il secondo obiettivo era essere padrone del mio tempo. E terzo obiettivo, che era legato al primo, fa parte del 20% più ricco della mia città. Cioè, se noi dividiamo le persone in 5 gruppi, mettiamo alla base il 20% più povero, poi c'è un altro 20%, poi un altro 20%, fino ad arrivare al 20% più ricco, cioè benestante della città. Quindi potermi godere, che significava potermi godere tante cose, poter viaggiare bene, poter conoscere bei posti. E non è facilissimo, ma neanche difficilissimo. Io non volevo diventare l'1%, là sarebbe difficile, ma il 20% secondo me chiunque ci può arrivare, perché non devi fare secondo me guadagni eccessivi. In ogni città il 20% più ricco secondo me è una, se uno si impegna e ha perseveranza ci riesce. Quindi i miei 3 obiettivi erano questi: entrare a far parte del 20% più benestante di New York. Quindi non cose assurde, diventare billionaire, straricco, miliardario, no, 20% benestante, mi andava bene. Se non il 20, il 25%, dai, dividiamo in 4 parti la torta, il 25% più benestante di New York. Avere una casa bella a Manhattan e essere padroni del mio tempo. Una volta che ho raggiunto queste 3 cose, io mi sono potuto considerare una persona realizzata a New York. Che partendo da zero, guardate qua, bisogna aiutare questo signore, le signore aiutano questo ragazzo. Bello, bello, andiamo. E questo era il mio obiettivo, no? L'obiettivo, poi magari potevo avere obiettivi anche più difficili, tipo avere gli addominali, diciamo, scolpiti. Però, diciamo, da quel punto di vista, io non dico che non potevo averli, ma non sono mai stato abbastanza motivato ad avere gli addominali scolpiti, quindi va bene come sono. Uno ovviamente vuole sempre un po' migliorarsi, però non è che, diciamoci la verità, non è che uno senza addominali vive male. Comunque sono abbastanza soddisfatto anche della mia forma fisica. Continuiamo, amici, queste chiacchierate, un'ora, di solito durano un'ora, qualcosa in più, qualcosa in meno, in cui io parlo a cuore aperto, diciamo così, e voi mi ascoltate, però cammino anche, e camminare mi aiuta tantissimo a stare meglio con me stesso, fare 15-20.000 passi al giorno. Adesso entriamo in una zona molto incasinata, quindi sarà un po' difficile proprio parlare, ma ci proviamo, dai. Oh. Ecco. Mamma.
mamma mia, i rumori di New York. Qua vediamo come si prende il taxi. Prendere il taxi a New York, e poi diciamoci la verità, gran parte del nostro, della nostra vita, noi siamo condizionati tantissimo da roba newyorkese, da immagini di New York, no? È una città che rappresenta in un modo o nell'altro. Io dico sempre New York la possiamo considerare per certi aspetti, io dico una città italiana, ecco. Una città italiana sia perché è legato ai tanti emigranti italiani, sia perché gli italiani sono tantissimi, gli italiani che vivono qui, sia perché i newyorkesi amano l'Italia. C'è una relazione molto particolare tra americani e Italia, una relazione molto forte, molto bella. Pensate che a New York si consuma tanta pizza, come mai? C'è anche una bella relazione anche con la Francia, devo dire, ma più di tipo elitario, cioè i newyorkesi a un certo punto hanno cercato di prendere e attivare e imitare le cose più eleganti e chic, le atmosfere francesi, diciamo così, mentre con l'Italia è diverso. L'Italia ha dato sempre un po' un contributo più popolare e popolano, cioè l'Italia ha contribuito a quella che la cultura del cibo americano, con la pizza, la pasta, anche i panini spesso sono di origine italiana. Quindi questa cultura italiana negli Stati Uniti veniva portata qui dagli emigranti. Guardate, questa è la pasticceria francese. Bel lampadario, veniva portata qui dagli emigranti, mentre quella che è la cultura francese veniva imitata dall'elite newyorkese che voleva sentirsi come a Parigi. Anche perché facciamo un po' di lezioni, diciamo così, non che voglia fare l'accademico, ma qualcosina la devo dire per forza, anche perché dovete sapere che New York poi ha preso il posto di Parigi, cioè prima che New York, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventasse questa grande capitale del mondo, chiamiamola così, prima di New York c'era Parigi. C'era Parigi, c'era Londra, erano le città europee che dominavano, e infatti gli americani se ne andavano in Europa, se ne andavano a Parigi, come Hemingway, tutti i grandi pittori dall'impressionismo in poi avevano come sede Parigi, no? Quindi l'Europa, prima delle due guerre che cambiavano un po' le carte in tavola, era un po' il riferimento della cultura, della novità, della bellezza internazionale. Dopo le due guerre mondiali ovviamente emerse l'America, che vinse la guerra, emerse New York, emersero una serie di innovazioni che resero questa città pazzesca, la più importante delle quali dal punto di vista dell'architettura è il grattacielo, anche se dobbiamo dire che il grattacielo in realtà propriamente detto così nacque a Chicago, però probabilmente New York ed è l'Empire State Building, il Chrysler, sono i grattacieli che hanno reso famosi nel mondo quest'idea appunto di sfidare il cielo con costruzioni così alte, però dovevano essere costruzioni anche funzionali, e non lo sarebbero state senza l'invenzione di qualche decennio prima dell'ascensore, nato l'ascensore prima per fini commerciali come montacarichi e poi diventato chiaramente importante soprattutto per fini residenziali. Cosa fai a fare un palazzo di 100 piani se non hai la possibilità di salire sopra con un ascensore? Sarebbe stato inutile. Quindi ascensore, grattacieli, le due guerre mondiali, il cinema poi ha contribuito tantissimo a creare il mito di New York. Tutto ciò messo insieme è riuscito a fare in modo che New York finisse per diventare, essere considerata la grande, l'importante, l'inevitabile capitale del mondo. Cosa succederà tra 10 anni? Cosa succederà tra 20 anni? Cosa succederà tra 30 anni? Avremo ancora New York come riferimento? Sì o no? Non lo so, ragazzi. Sicuramente in futuro, diciamo, New York è probabile che prima o poi New York perda
un po' questa rilevanza. Non a breve, non vedo un passaggio breve, forse non tra 10, forse non tra 20 anni, però magari tra 30 anni, quando io avrò 70 anni, forse ci sarà qualche altra città che emergerà. Già adesso devo dire che su molte cose ormai non si guarda più a New York, cioè dal punto di vista delle costruzioni alte, i paesi medio orientali o comunque tipo Dubai, o insomma se parliamo degli edifici più alti, dei grattacieli più alti, New York ha già perso un po' la supremazia, no? Pensate che New York per anni ha avuto diciamo la supremazia, perché le Torri Gemelle sono state le più alte. No, le Torri Gemelle, l'Empire è stato il più alto al mondo fino agli anni 70, dagli anni 30 per 40 anni, tantissimo tempo. Poi arrivarono le Torri Gemelle, poi dopo sono arrivati i grattacieli di Dubai e tutti gli altri grattacieli che hanno ovviamente sconfitto New York in questa fuga contro l'altro. Però la verità è che poi io, se penso a New York, che succede là? Ah, c'è un film, qualcosa. No, dicevo, se penso a New York, qua stanno facendo qualche film. Qualche film qua. Bellissimo. Allora, ragazzi, allora, che stavo dicendo? Avete visto? C'era qualche... Ho detto, anche se poi altri... Stavo facendo qualche film. Anche se poi altri paesi, in un modo o nell'altro, altri paesi hanno fatto grattacieli più alti, io credo che però New York continui ad essere la vera città verticale. Perché quando cammini qua e hai in un fazzoletto di terra tanti grattacieli, uno a fianco all'altro, che tu guardi il cielo e quasi non vedi la fine... Questa sensazione proprio di uomo smarrito in una città verticale, secondo me, te la dà solo New York. Vediamo un po' di orologi qua. Secondo me ancora adesso è New York. La città verticale. Poi ovviamente a fare un grattacielo alto ormai ci riescono in tutti, amici. Continuiamo questa nostra passeggiata, io poi parlo, ma contemporaneamente cerco anche di mostrarvi, vi dico la verità, la bellezza dei volti circostanti. Voglio che voi vi soffermate per quanto possibile sui rumori, su queste biciclette, sui volti, sui negozi, come questo ragazzo davanti a me, sulle cose che capitano. Io sto facendo una diretta in cui non riprendo il mio viso, potrei riprendere il mio viso e parlare, ma che vi serve il mio viso? Io voglio che voi vediate New York, voglio che questa retta di relax sia un'oretta legata a New York, no? Alla bellezza. Questa per esempio è una statua italiana di un architetto italiano. E perché voglio che voi attraverso questi video poi magari li mettete in TV, accendete la CTV, sono in 4K, dovrebbe essere in 4K, ascoltate la mia voce, magari vi addormentate e nel frattempo vedete scorrere le immagini di New York, e questa New York che scorre attraverso la vostra TV vi farà sognare, perché poi questa è la cosa bella. Ieri ho scritto un articolo per una collaborazione che farò con una rivista italiana sui posti cinematografici, poi ve lo farò sapere quando esce. Ho scritto un articolo su Sutton Place Park,
che è praticamente quel parchetto in cui Woody Allen ha fatto nel 79, nel film Manhattan, ha girato una famosa scena. La scena è lui con la compagna che sono seduti in una panchina, di fronte a loro vedono il Queensboro Bridge e Woody Allen, tradotto in italiano, dice: ah, non mi importa quello che dicono, per me rimarrà la città una grande città, non c'è niente da fare, New York è una grande città. E praticamente quell'immagine, quella scena dura meno di un minuto, però è un meno di un minuto che è diventato, a parte che poi è andata a finire anche nella locandina del film quella foto, però meno di un minuto che è diventato un po' un capolavoro del cinema newyorkese, del cinema di Woody Allen, anche se Woody Allen ormai è un nome un po' squalificato in America, meno in Europa, ma in America quando parli di Woody Allen ormai ti guardano storto per una serie di problemi che ha avuto dal punto di vista di abusi in passato, mi pare con la figliastra, una cosa del genere, quindi in America non è che sia molto amato, sia ben visto, però in Europa Woody Allen è ancora considerato un maestro, tant'è che i suoi film hanno molto più successo in Europa che in America. E quell'immagine, secondo me, di quel film ha fatto tanto per promuovere turisticamente New York, più di quanto abbia fatto il comune di New York negli anni 70. Ovviamente negli anni 70 New York non era New York di oggi, era una New York pericolosa, una New York in bancarotta, una New York disastrosa. C'erano infatti tutti quei film tipo Il Padrino, Serpico, Guerrieri della Notte, tutti film tremendi, fatti di violenza e miti negativi. Però Manhattan di Woody Allen in quell'epoca riuscì un po' a ribaltare, a darci una commedia molto più bella, simpatica, leggera, da cui emergeva una New York in cui ti veniva voglia di vivere. E ho scoperto poi che vicino a quel parco aveva vissuto negli anni 50 anche Marilyn Monroe, e in quel parco stesso c'è una copia del Porcellino di Firenze, che alla fine è un cinghiale, messo lì da un magnate imprenditore. Infatti poi a New York trovate lì a Sutton Place Park, troverete il Porcellino di Firenze. Quindi ho scritto questo articolo su questo posto che a me piace tantissimo, che io consiglio a tutti gli amanti di Woody Allen di andarlo a vedere, e che è un parco molto panoramico, perché tu vedi il ponte del Queensboro Bridge, vedi l'East River, di fronte a te c'è il Queens, vedi anche... È tanto tempo che non vado a Queens, ragazzi, sono proprio un traditore, caspita, devo anche andare, eh sì amici, tanto tempo che non vado al Queens. Ora mi avete fatto ricordare che uno, mamma mia, uno non dovrebbe mai dimenticare il Queens, no? Se lo dovrebbe ricordare per sempre, bisogna andare sempre al Queens. Dal Queens sono partito e del Queens voglio tornare. E vabbè, dopo anche questo momento cinematografico continuiamo ovviamente a farci una passeggiata, a mostrare la città, New York, la città dell'amore, la città... ma guardate che New York è anche una città dove si ci innamora, abbastanza facilmente. Ovviamente è una città piena di single, però è una città anche dove tutti questi single, giovani, pieni di speranze, hanno un'incredibile voglia di innamorarsi, no? L'immagine che io ho nella mia mente è questa coppia giovane, perché poi estremamente quando parliamo di amore ce l'immaginiamo sempre tra giovani, mai tra gente anziana, però c'è anche l'amore, vale a tutte le età, però chiaramente amiamo raccontarcelo così. Immagino questa coppia giovane da film che sta su queste scalette antincendio esterne di un palazzo dell'East Village. Sotto di loro c'è la città che scorre e loro hanno preso un cartone di pizza americano, un cartone di pizza 8 slice, stanno lì sedute su queste scale, la luna piena, si mangiano quella pizza e si innamorano. Bello, no? Guardate che regista che sono. E c'è la New York degli inizi, la New York di quando vieni qua in questa città e ti inizi a chiedere: che ne sarà di me?
quale sarà il mio futuro? Riuscirò a combinare qualcosa? O sarò costretto ad andare via con la coda tra le gambe? Ebbene, bene, 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 bene. Domande e risposte fantastiche di questa città meravigliosa. E anche voi, riuscirete a venire a New York? Riuscirete a innamorarvi? Riuscirete a trovare lavoro? Molti ragazzi mi scrivono: voglio venire a New York, ti prego aiutami. Ma ragazzi, non c'è molto da aiutare. Se vuoi venire a New York devi venire, punto. Con un po' di intelligenza chiunque può venire a New York. Io dico sempre: non dovete partire per New York con l'idea di venire a vivere, ma dovete venire a New York con l'idea di visitarla, di fare un'esperienza, di stare qualche mese o fare delle lavoretti e stare magari un anno, una roba del genere. Però non dovete venire con quest'idea, che alla fine è un'idea molto grande, però anche che ti può spaventare, di trasferirvi a New York. Può capitare, ma può non capitare. Dovete venire con l'idea di godervi New York per un po' di tempo, per una parte di tempo, venire qua, fare un'esperienza e vedere che succede. Magari vi innamorate, vi sposate, andate di nuovo all'università, farete gli avvocati, farete i ristoratori, lavorerete nel marketing, aprirete una vostra azienda, chi lo sa? Chi lo sa? Allora, sto continuando, pensate che io penso che veramente sono l'unico in Italia a fare questi, guardate qua, tre t-shirt 60, sono l'unico a fare in Italia questi video, e se c'è qualcun altro che li fa segnalatemelo. Cioè video in cui cammino, parlo e mostro la città per un'ora, no? È una sorta, sono una sorta di... Di solito chi parla tanto in video sta bello, seduto, comodo in poltrona, magari su Twitch. Invece no, qua camminiamo, mostriamo la città, parliamo, non interagisco neanche con voi perché sarebbe più facile, no? Se voi faceste delle domande, dovete avere delle risposte. No, sono io da solo qua che cerco in un modo o nell'altro di raccontare questa bellissima città. Una cosa che mi chiedono spesso è: Piero, ma non hai la macchina? La risposta è molto semplice: no, non ho la macchina. Perché? Perché non mi serve. Questa è anche la ragione per cui io amo New York e un po' mi lascia indifferente Los Angeles, perché a New York non hai bisogno della macchina, puoi andare in metro, puoi andare a piedi, si va molto a piedi, puoi andare in bicicletta d'estate, c'è il bike sharing, puoi andare con Uber, Lyft, che sono due app molto importanti, puoi andare con Revel, che è un'altra app con cui affittare anche i motorini, ci sono dei motorini per strada, potete andare in pullman, i pullman funzionano bene, la metro funziona H24. E se vi, se vi serve la macchina, ragazzi, lo sai che fate? Andate su turo.com e vi affittate la macchina dai privati. Questa è un'app pazzesca qui in America, io la uso sempre, ormai non vai più dal noleggio auto, ma ti prendi l'auto da uno che ha l'auto e ci vuole fare un po' di soldi, come Airbnb, solo che con le auto. Quindi io per esempio mo farò un viaggio nel Grand Canyon e ho preso l'auto su Turo, l'auto di un privato, mi sono preso anche una bella Porsche decappottabile. Potete prendere anche auto importanti. Perché l'ho fatto? Perché volevo stare comodo. Voi andate da questo privato, a volte ve la consegno in aeroporto, vi fate i vostri viaggi, state bene e non dovete passare per le rotture di scatole o dei noleggi. E quindi se mi serve un'auto a New York io vado su Turo, ci sono prezzi veramente ridicoli, bassissimi, e mi piglio una bella auto, ragazzi. This is, questa è New York, ed è questa è la ragione per cui non compro l'auto, perché se mi serve l'affitto su Turo. Per il resto, per muovermi a New York non mi serve. Se devo fare le distanze lunghe prendo Uber. È la grandezza di New York. Bene amici, questa bella diretta che ormai durerà per un altri 7 minuti, poi adesso diciamo la parola che dovete dire, la parola da dire oggi è Banksy, come il pittore, dite Banksy,
tra l'altro c'è anche una mostra a New York di Tebansky, e capivo che siete arrivati fino a questo punto. Questa diretta continuerà ancora perché io devo arrivare a casa. Un'ora di cammino, chissà quanti passi sono, sicuramente ho superato i 15.000 passi, perché già stavo su 10.000 quando ho iniziato. Penso che, ragazzi, io comunque penso che a fare 2-3 ore di cammino al giorno diventerò un'acciuga prima o poi. Ah, madonna mia. Ah, che ha aperto qua? Exotic Snack. Wow, figo. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, parliamo anche un po' dello sport a New York. Dedichiamo questi ultimi minuti a parlare di sport a New York. Se siete appassionati di sport americani, l'America, vi garantisco, è il paradiso. Io immagino a quanti ragazzi, qual è lo sport più diffuso in Italia? Oh, vabbè, il calcio è quello italiano, ma io dico lo sport americano più diffuso in Italia. Sicuramente l'NBA, il basket. C'è gente che veramente impazzisce all'idea di venire a vedere una partita di basket. Basket è uno sport fantastico. Se andate in una piccola arena, il Madison Square Garden o il Berkeley Center, vi garantisco che vedete una partita di basket, soprattutto se riuscite a trovare i posti vicino al campo, vedete una roba di un altro pianeta. È uno sport pazzesco, veloce, rapido, quindi gli italiani amano il basket. Poi secondo me il secondo sport amato dagli italiani, che si è diffuso molto ultimamente, il football americano. Non lo sapevo, ma tanti italiani amano il football americano sempre di più, ed è lo sport secondo me più diffuso in America, ed è bellissimo. Io ho visto un Super Bowl, il biglietto mi è costato tipo $5.000, una pazzia, però vedevo un Super Bowl, ragazzi, una di quelle cose che una volta nella vita devi fare, perché amici, vedere il Super Bowl è spettacolare. E poi c'è uno sport che secondo me è il più tradizionale americano, però quello secondo me è meno diffuso in Italia, cioè quello meno seguito dagli italiani, è il baseball. Molti non ne capiscono anche le regole, però è uno sport, diciamo, che gli americani veramente impazziscono. Il baseball li fa impazzire, cioè, ci sono tanti film su baseball, tante storie, tanti miti dello sport americano, tipo Joe DiMaggio, vengono da baseball. E quindi questa è un'altra cosa fondamentale. Infine c'è il quarto sport, che per me è il più divertente di andarlo a vedere, ma molti non ci vanno, è l'hockey su ghiaccio. Hockey su ghiaccio è veramente uno spettacolo. Andate a vedere una partita di hockey su ghiaccio, vi garantisco, amici, che vi divertite. Hockey su ghiaccio è pazzesco, ragazzi, davvero è divertentissimo. Dopodiché c'è anche il tennis, US Open, è inutile a dirlo, è un evento famosissimo, importante a New York, anche se ultimamente i tennisti americani, tranne le finite le Williams, sia nel tennis maschile che femminile, i tennisti americani stanno un po' indietro rispetto ai tennisti europei. E poi vabbè, c'è il calcio, a New York si guarda molto calcio, ci stanno due squadre cittadine, gli stadi sono sempre pieni, il calcio si sta lanciando, ovviamente non è ai livelli del calcio europeo, per me equivale a una serie B forse italiana, il calcio americano. Hanno voglia di dire, ho sentito Bernardeschi che diceva che tra 5 anni magari la MLS, che è la lega di calcio americana, magari era più importante di quella europea. No, ragazzi, impossibile, ma neanche tra 30 o 40 anni. Ma la ragione è semplice, è che comunque non è il primo sport, cioè da noi il calcio è importante perché è il primo sport, il calcio qui è il quinto, sesto sport, ci stiamo parlando, e non c'è possibilità di sconfiggere nell'immaginario americano il football americano, o sconfiggere il baseball, o sconfiggere il basket, cioè non potrà mai, se teoricamente il calcio potrebbe diventare importante se diventasse il primo sport degli Stati Uniti, ma è impossibile che questa cosa avvenga. Quindi
quando Bernardeschi dice tra 5 anni magari la MLS diventa competitiva come la Premier League, si sbaglia, fa un errore, vabbè, magari fa una provocazione, ma non lo diventerà. Vabbè amici, devo dire che poi ce lo facciamo così, sono sempre molto emozionato quando arriva all'ultimo minuto, perché comunque mi sono fatto 59 minuti di dialogo, non è facile, eh? Provate voi a parlare e camminare, io ho anche uno stabilizzatore in mano che pesa un po' per poter fare video più stabile, però sono sempre felice perché poi io amo condividere con voi la mia passione per New York. E che se anche un ragazzo ascoltando queste parole, le mie parole, dovesse avere uno spunto, un'illuminazione, se le mie parole possono servire magari a spingere qualcuno ad avere coraggio, a fare qualcosa, a lasciare il lavoro per provare a fare qualcosa, io sono felice. Perché io credo che la vita è una e vada vissuta. Molti probabilmente non hanno grandi maestri che indicano loro la strada, perché in Italia spesso abbiamo una visione modesta della vita, dell'accontentarsi. Quindi che una voce estranea ti dica no, non accontentarti, ma prova a fare qualcosa, secondo me è importante. Bene, da New York è tutto. La parola magica è Banksy, l'ho detta prima, la ripeto adesso, Banksy come il muralista, il graffitaro, e vi amo, ciao, venitemi a trovare a New York, ciao.